Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono struccata, quindi scusate le condizioni, ho solo l'extension alle ciglia. Oggi siamo qui per fare un video che voi amate e anche io adoro, ed è il video dei miei regali di compleanno. Allora, scusate, qui non ho i capelli sporchi, ma è la lacca, perché ieri appunto ho festeggiato il mio 20° compleanno ed è stata praticamente una festa di 18°, perché il mio 18° non l'ho potuto fare per colpa del Covid. Quindi praticamente è stato il mio 18° posticipato. Quindi avevo un'acconciatura che adesso appunto tutta la lacca qui, quindi scusate. E non sono sporchi. Allora, quest'anno non ho ricevuto tantissimi regali, proprio perché la festa è stata in grande, diciamo, ho ricevuto più soldi che regali. Di conseguenza ne ho veramente pochi, però non volevo saltare il mio appuntamento qui con voi perché so che ci tenete tanto. Quindi niente, come ho detto non durerà tanto il video, però insomma è anche per condividere qualcosina in più con voi. Ci saranno regali un po' costosi, quindi non voglio vantarmi di nulla, non mi interessa farlo, è un video semplicemente che mi chiedete sempre ogni anno e sono più che felice di realizzarlo. Prima di partire, ultima cosa, volevo ringraziarvi per tutti gli auguri che mi avete fatto e se volete vedere il mio vestito, dato che in tante eravate curiose, trovate tutto su Instagram nella cartella in evidenza. Allora, iniziamo con il primo regalo che non mi aspettavo per niente. Ed è stata da parte di due miei amici, appunto, questa smart box da 3 giorni e 2 notti per 2 persone, quindi per me e mio fidanzato Sergio. E quindi non vedo l'ora di farla. Una vacanza che puoi scegliere in un posto Italia. E grazie a questa smart box, appunto, tu scarichi l'applicazione e decidi dove andare e prenoti il tuo viaggio. Vedo l'ora di scegliere dove andare. Poi vi farò sapere dove andrò. Sono contentissima e regalare un viaggio è sempre la cosa più bella. Mi piace tantissimo viaggiare. Poi passiamo al regalo del mio fidanzato, che è la macchinetta che sto usando in questo momento per gestire il video. Vorrei farvela vedere in qualche modo. Aspetta. Allora, lo specchio e la palette tutto sporco, però eccola qua, insomma, la videocamera. Mi ha regalato la Canon, questa qua è la SX740HS, stavo leggendo lì. In più mi ha regalato anche la memory per realizzare i video. Oltre a questo, mi ha regalato, appena arrivato al mio compleanno, un mazzo di fiori stupendo. Vi lascio assolutamente un close up in questo momento perché è bellissimo, enorme, tutto colorato, con dei fiori stupendi. Quindi bellissimo, bellissimo. Abbiamo due pezzi forti. C'è un altro regalo e poi un pezzo forte. I miei amici dell'università mi hanno fatto un regalino da Pandora e mi hanno fatto questo anello molto carino che però purtroppo devo cambiare perché mi va a largo, perché io ho le dita un sacco piccoline. Eccolo qui. Molto 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 carino. Peccato che lo devo cambiare, spero che ci sia la mia taglia. Siamo a un pezzo forte. Il mio autoregalo. Iniziamo con il mio autoregalo, Prada. Chi mi segue da tanto sa che ho sempre voluto questa cosa qui, solo che costavano parecchio, parecchio, parecchio. Quindi ero sempre stata un po' indecisa se fare questo acquisto o meno. Però alla fine ho detto, senti, il mio compleanno basta, che voglio dare una vita. Li ho già indossati 2 volte ed eccoli qua. So che a tanti potrebbero non piacere, ma per me sono bellissimi. Li guardavo da 3 anni, da quando sono usciti praticamente, e sono stupendi. Qui hanno scritto Prada, vedete, è proprio uno stivaletto di pelle, stile car armato, e poi appunto si chiude e c'è il borsellino qui di lato. Per me sono bellissimi. A tante persone piacciono, a tanti non piacciono, secondo me sono bellissimissimissimi, e quindi questo è stato il mio super autoregalo di compleanno. Però questa boccettina qua mi fa morire. Niente, qua c'è l'altra. Cioè, sono bellissimi. Io li amo. Li amo, li amo, li amo. Sicuramente li avrete visti in giro, sono bellissimi, secondo me, stupendi. Andiamo avanti. Mia zia mi ha regalato quest'anello preso in gioielleria, bellissimo. Per piacere, i miei prossimi compleanni, Natale, non regalate i peli perché io già ne ho 5 indosso. Poi ogni volta le persone sanno che li amo, me ne regalano sempre tantissimi. Questo è bellissimo, è davvero super particolare. Eccolo qui, ha questa foglia verde e questo cuoricino. Davvero, davvero bellissimo, stupendo. Altro pezzo forte è questa maglietta che volevo da tanto tempo. Questa l'ho presa da Danilo, che è un negozio che vende Gucci, Balenciaga, Valentino, Bottega Veneta, ed è vicino a casa mia. Ed
come se fosse un Farfetch fisico, diciamo. Mia mamma mi ha regalato, oltre una cosa che vedrete tra poco, che è il pezzo fortissimo che vi lascio alla fine. Quindi mi ha preso quella cosa che vedete dopo e la maglietta di Balmain. Questa qua la volevo, mi piaceva, con quella dorata. Questa era quella che volevo principalmente. Bella, 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 mi piace moltissimo. Una mia amica mi ha regalato questa collana bellissima. Adesso ve la faccio vedere. Eccola qui. Con tutti i brillantini. Cioè, questa mi è piaciuta tantissimo. Veramente bella e secondo me fa anche un sacco di luce. Non vedo l'ora di metterla. Bella, 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 bella. Questo forte lo lascio per ultimo, come ho detto. Quindi tutti i bigliettini che mi hanno fatto compleanno, questo me l'ha fatto mia mamma. Ne ho veramente 10 milioni di bigliettini, tutti bellissimi, veramente. Anche quello che mi ha fatto mia nonna, che ora non vedo, con l'unicorno, stupendo, stupendo. Poi passiamo a mia nonna, infine l'altro regalo di mia mamma. Mia nonna mi ha regalato, oltre appunto ai soldi, eccetera, eccetera, questa collana che per me ha un significato importantissimo, perché questa collana, quando io ero piccola, ogni volta gliela guardavo e dicevo: "Nonna, quando mi faccio grande me la dai anche a me", perché mia nonna si chiama Maria e io Martina, quindi abbiamo la stessa iniziale. Ed è questa collana qui con questa M molto grande, come potete vedere, piena di diamantini, è bellissima, ci sono troppo affezionata a questa collana. Sono contentissima che me l'abbia data veramente. Quando ero piccola gliela guardavo e dicevo: "Nonna, la voglio pure io", quindi mi sono emozionata quando l'ho vista. Passiamo all'ultimo regalo, che è un regalo bellissimo. Siamo di nuovo Prada, ma che si capisce che mi piace questa marca, la mia marca preferita. Poi contate che io queste cose le ho prese a marzo, perché questa cosa che adesso vedrete è limited edition, alias praticamente non c'è più. E l'ho dovuto ordinare ed è arrivata a marzo, quindi io a marzo ho preso queste cose e non le ho indossate né ve le ho fatte vedere proprio per non spoilerarvi nulla. E pronti. Ragazzi, è bellissima. La borsa Crystal Edition di Prada. Crystal Edition in versione re-edition, perché c'è pure quella insieme a Cleo, se non sbaglio. Comunque, cioè, è la borsa più bella del mondo. Questa borsa io appena uscì me ne innamorai. Però anche se aveva il suo costo, quindi sì, vabbè. E quando mia mamma ha detto: "Voglio regalarti una bella cosa per il tuo compleanno", ho detto: "Guarda, io questa desidero da quando è uscita". Ve l'ho ordinato, aspettavo un sacco di tempo in lista d'attesa, l'ho presa e poi già che ci ho detto: "Senti, io mi compro anche gli stivali da sola". Bellissimo questa borsa, stupenda. Ha un sacco di luce, ho messo il flash così potete apprezzare. Cioè, è bellissimo. Nulla, quindi siamo arrivati alla fine. Manca qualche pacchettino che devo ancora prendere da qualcuno, però insomma non volevo postarvi questo video troppo tardi. Quindi grazie di aver visto questo video, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social che trovo giù in info box e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!